Nel mondo della medicina, nel mondo delle malattie, nel mondo della cura delle persone, abbiamo tutti un problema comune. Questo problema comune si chiama effetto placebo e coinvolge non solo le persone, i pazienti, che magari vengono ingannati da una pillola che ha solo un effetto placebo, ma coinvolge soprattutto medici e professionisti sanitari che credono di fare dei trattamenti utili ed efficaci quando invece è tutto effetto placebo. Se questo meccanismo è molto sfruttato e utilizzato anche dalle ditte farmaceutiche per vendere farmaci inutili che non hanno nessuna efficacia ma intanto fanno guadagnare, quando si parla di problemi cronici, quando si parla di situazioni in cui la persona non ha avuto nessun effetto placebo, non ha avuto nessun risultato, allora la situazione si complica veramente. Allora la medicina dimostra tutti i propri limiti, lasciando poi le persone con problemi cronici a se stesse, senza una cura, senza un rimedio, senza nemmeno la speranza di avere qualcuno che li possa ascoltare, comprendere e aiutare. Ma il problema delle patologie croniche non è veramente che di per sé sono croniche e non possono essere curate. Il vero problema è che esiste una soluzione, ma nessuno l'ha ancora trovata, ma nessuno forse ha interesse a trovarla. Per avere una risposta ai tuoi problemi, per curare una malattia cronica, dobbiamo andare in profondità, alla ricerca della verità, capire quali sono i veri effetti di un farmaco, quali sono i veri effetti di una terapia, cosa sta funzionando veramente e cosa invece è semplicemente un effetto placebo. E se la vera terapia, la vera cura è l'effetto placebo, perfetto, rendiamocene conto, in modo tale che sia tu che io possiamo capire insieme che la vera forza è nella mente, la vera forza non è in un farmaco, in un trattamento passivo, ma nella tua capacità di processare, percepire e comprendere le cose. In questo video andiamo a vedere insieme le 7 bugie più grandi che un medico ti ha detto o che magari lui stesso crede, ma che ti stanno impedendo di avere una cura definitiva di risolvere il tuo problema. Alma Fisio, curare, non trattare. Quando si parla di effetto placebo, c'è sempre molto scetticismo, sia da parte dei medici che da parte dei pazienti. Da una parte il paziente, tu stesso, potresti dire: ehi, ma io questa cosa non ci credo. Ma cosa stai dicendo? Che me lo sto inventando? Che è tutto nella mia testa? Guarda che a me quel farmaco, quel trattamento, effettivamente mi ha aiutato. Dall'altra ci sono i medici che dicono: no, caro mio, io sono bravo, io so quello che faccio. No, non è placebo, sono io che ho curato quella persona. In entrambi i casi, non conoscere cosa significa l'effetto placebo, che funzione ha, porta le persone poi a darsi delle spiegazioni sbagliate, a interpretare la loro patologia e come curarla in modo non efficace, finendo poi per non avere delle vere cure, finendo poi per avere problemi cronici che non si curano mai. Oggi la letteratura internazionale, e in particolar modo un ricercatore italiano, il professor Benedetti di Torino, ci dà un altro modo di conoscere il placebo, di interpretarlo, e infatti lo chiama fattori contestuali, effetti contestuali che possono interagire nella situazione di una persona e nella progressione e cura della sua malattia. I fattori contestuali, che sono il modo scientifico per chiamare l'effetto placebo, sono appunto il contesto, il contorno in cui il paziente riceve la terapia. Questo contesto e questo contorno che poi hanno un'influenza diretta anche sulla percezione dell'efficacia del trattamento che sta ricevendo. Per darti un paragone semplice e un modo chiaro di capire questa cosa, immaginati MasterChef, esattamente lo stesso concetto. Abbiamo di fronte a noi due pezzi di carne. Da una parte però si è cucinata male, si è servita in un brutto piatto, se non c'è un bel impiattamento, probabilmente quella carne ti sembrerà meno buona, la gusterai di meno. Se invece vai in un ristorante stellato, dove tutti sono vestiti bene, dove ci sono camerieri gentili, dove c'è una bella musica e ti arriva un piatto molto elaborato, anche se è la stessa carne di prima che hai mangiato magari in trattoria,
Ebbene, quella carne avrà per te un sapore molto molto migliore della stessa carne che hai mangiato in trattoria. Questi sono i fattori contestuali e ogni professionista di qualsiasi settore al mondo li conosce bene, perché quegli stessi fattori contestuali fanno la differenza. Fanno la differenza quando vai al McDonald's e hai sempre lo stesso ambiente in cui ti ritrovi e ti senti in un mondo familiare. Hai dei fattori contestuali anche quando devi decidere in che scuola mandare i tuoi figli, che posto di lavoro scegliere o semplicemente dove andare in vacanza. Ma andiamo adesso insieme a vedere 7 bugie, 7 esempi di fattori contestuali, di effetto placebo all'opera, che ingannano la persona facendogli credere che sia il farmaco, il trattamento, quello che funziona, quando invece è semplicemente un fattore contestuale. La prima bugia da sfatare, il primo fattore contestuale che influenza poi l'efficacia di alcuni farmaci, lo troviamo dopo uno studio che è stato fatto nel 1985, più di 40 anni fa. In questo studio si vuole vedere l'effetto che può avere su una persona il marchio di un farmaco. Si prendono delle persone con mal di testa e si dividono in 4 gruppi. Al primo gruppo danno il farmaco con la sua marca, proprio esattamente come quello che tu puoi comprare al supermercato, per esempio la tachipirina. Al secondo gruppo danno il farmaco, ma con la marca generica, quindi lo stesso farmaco della tachipirina, ma in una scatola generica e anonima. Al terzo gruppo danno una pillola di zucchero, ma all'interno della scatola della marca, per esempio quindi della tachipirina. E al quarto gruppo danno la pillola di zucchero, ovvero una pillola senza nessun principio attivo, all'interno di una scatola generica. Il risultato dello studio qual è? Ed è evidente a tutti. E immagino che anche tu, con l'avvento dei farmaci generici, abbia avuto questa esperienza. Nei due gruppi in cui si è preso il farmaco all'interno della scatola del marchio famoso, hanno avuto una riduzione del dolore molto molto più evidente di quelli che hanno preso il farmaco o il placebo all'interno della scatola generica senza il marchio. Per capirlo meglio, non solo il beneficio lo hanno avuto quelli che hanno utilizzato il principio attivo vero all'interno del marchio, ma anche quelli che hanno preso la pillola di zucchero all'interno della scatola col marchio della marca importante. Questa cosa quindi insegna ad entrambi quanto possiamo autoingannarci semplicemente perché vediamo un marchio famoso sopra una scatola. Molte volte non abbiamo bisogno del farmaco, ma abbiamo bisogno di sentirci curati, di prendere qualcosa che siamo convinti che ci faccia bene. Perché anche il gruppo in cui hanno preso la pillola di zucchero, ma era all'interno della scatola col marchio importante, anche loro hanno avuto un beneficio, anche loro hanno avuto la riduzione dei dolori. Questo cosa ci insegna? Ci insegna quanto la nostra mente faccia veramente la differenza nello stare bene e nello stare male. E molto spesso la risposta ai tuoi malesteri, la risposta ai tuoi problemi, non sta nella ricerca di un farmaco che crede di curarti, crede di farti stare bene, di far passare il dolore, ma sta nel comprendere i meccanismi interni, le autoconvinzioni di cui tutti poi soffriamo e che da una parte ci possono far stare male, dall'altra ci possono far stare bene. Il secondo studio mi piace ancora di più del primo perché mette in discussione anche quelle che sono le credenze del medico che fornisce la terapia. Questo studio viene fatto all'interno di uno studio dentistico e si dà al dentista 3 tipi di farmaci. Uno che non fa niente al dolore, che non ha nessuna efficacia. Uno che abbassa il dolore. E pensare, un terzo che addirittura aumenta il dolore. Da una parte il dentista non sa quale farmaco sta dando, lo sa solo il ricercatore. Dall'altra invece, in un altro studio, il dentista sa esattamente che tipo di farmaco sta dando. Nel gruppo in cui il dentista non sa quale farmaco sta dando, non ci sono dei veri cambiamenti sul dolore. Sia che il dentista dia un farmaco neutro, sia che il dentista dia un farmaco analgesico che abbassa il dolore, sia che il dentista dia un farmaco che aumenta il dolore, il paziente non ha una vera differenza nei sintomi, non cambiano granché. Nell'altro gruppo invece, in cui il dentista sa quale pillola sta dando, ogni volta che dà la pillola che aumenta il dolore e lui ne è convinto,
il paziente ha un aumento enorme dei sintomi. Questo cosa significa e cosa ci insegna? Che molte volte è la stessa convinzione di chi ti sta curando che può avere un effetto anche sui tuoi sintomi, anche sui tuoi dolori. Se lui è convinto di farti una cosa utile, se lui ne crede fermamente, probabilmente anche tu sarai portato ad avere maggiori benefici. È per questo che quando ti trovi di fronte a un medico che ti ascolta poco, che mentre tu gli racconti le cose guarda il cellulare o magari ti ascolta 5 minuti senza neanche mostrare interesse, automaticamente la sua terapia, pur efficace che possa essere, non avrà tanto beneficio, perché tu lo percepisci che lui è disinteressato, a lui non interessa, neanche lui probabilmente è tanto convinto di quello che sta facendo, e quella sua mancanza di convinzione può avere un effetto diretto anche su di te, da una parte. Dall'altra, tieni però presente che quando un medico è troppo motivato, è troppo convinto, ti sta proponendo magari delle cose che non sono efficaci, ma che possono darti dei benefici solo da un punto di vista placebo. Io lo vedo spesso in ambito ortopedico, ci sono un sacco di operazioni chirurgiche a livello ortopedico che non hanno nessuna evidenza scientifica, che non è vero che sono utili, ma il chirurgo è così convinto di essere bravo, di essere il migliore, di poterti curare, che alla fine tanti pazienti escono dopo l'operazione dicendo «Sì, sto meglio, ha funzionato». Non ha funzionato perché tantissime persone senza quel tipo di operazione stanno bene lo stesso. Ma il fatto che hai visto il medico così convinto, così sicuro di sé, ha avuto un effetto su di te, un fattore contestuale, in cui tu hai percepito poi un abbassamento dei sintomi e del dolore. Perché è importante che tu conosca questa cosa? Per iniziare a giudicare in modo oggettivo anche chi ti sta di fronte, anche il professionista che è di fronte a te. Chiedigli se la terapia è utile. Non guardare semplicemente quanto è sicuro o quanto è insicuro, quanto è bravo, quanto è meno bravo, come si atteggia, come si comporta, perché tante volte è solo il suo atteggiamento che ti sta ingannando, ti sta indicando sulla terapia o no, e non ti stai basando invece su quella che è effettivamente l'efficacia. Ovviamente un bravo medico dovrebbe conoscere questo effetto e quindi comportarsi di conseguenza, ascoltarti, vestirsi bene, darti attenzioni, essere convinto di quello che fa. Perché chiaramente questo è un effetto placebo aggiunto però a una terapia che deve essere confermato essere efficace. Il terzo studio, bello, che mi piace un sacco, lo fanno con persone dopo un'operazione chirurgica, che quindi hanno dei dolori post-operazione. Ad alcune persone i ricercatori danno un farmaco analgesico dicendogli effettivamente che glielo stanno dando, facendogli vedere che glielo stanno dando. Dall'altra parte invece il farmaco analgesico viene messo all'interno della flebo senza che il paziente sappia che lo sta ricevendo. Ebbene, nel gruppo in cui il paziente vede che sta ricevendo l'analgesico, glielo danno con la mano, glielo fanno vedere, c'è un abbassamento del dolore. Nel gruppo invece in cui l'analgesico è all'interno della flebo e il paziente non lo sa, non c'è nessun abbassamento del dolore. E qui cito sempre il grande professor Benedetti che dice: se devi dare un farmaco a una persona, daglielo sempre con le pinze, in modo tale che se tu glielo dai con i guanti e con le pinze, quella persona pensi che veramente sta prendendo qualcosa di potente, di eccezionale, qualcosa che bisogna toccare e maneggiare con cura. Sono forti questi tre studi, vero? Sono molto molto interessanti. E cosa possiamo concludere da questi tre studi? Che cosa ci possiamo portare a casa? Io personalmente ho imparato che da una parte i farmaci non sono utili, non sono necessari, perlomeno quando si parla di dolore. Dall'altra che il vero potere è nella nostra mente, nella nostra autoconvinzione che potremmo stare bene o potremmo stare male. E di stare male ci voglio citare proprio il quarto articolo, il quarto studio che voglio che tu conosca. Uno studio in cui un ricercatore americano va ad analizzare il numero di morti negli ultimi 30 anni in America della popolazione cinese o giapponese.
Quello che vuole dimostrare il ricercatore è che se ci sia un'associazione tra la morte degli orientali, cinesi e giapponesi, nei giorni 4, 14 o 24. Perché questa correlazione? Perché in Giappone e in Cina la parola 4 suona simile alla parola morte e per tante persone, quindi, in quella parte della terra, il numero 4 è un numero che porta sfortuna. Ebbene, il ricercatore americano ha dimostrato che in America, nel giorno del mese 4, 14 e 24, c'è un aumento del numero di morti di persone orientali, di persone con una cultura cinese o giapponese. Cosa impariamo da questo studio? Che non esiste solo l'effetto placebo, esiste anche l'effetto nocebo, ovvero indurre una persona a stare male in conseguenza di alcune credenze. E questo, signori, oggi lo vediamo tutti i giorni in Italia, lo vediamo tutti i giorni negli studi medici. Quando diciamo a una persona: la tua problematica è cronica, non c'è niente da fare, te lo devi tenere, l'artrosi è una brutta malattia, l'acufene non ha cura, il mal di schiena non ha nessuna terapia, stiamo inducendo un effetto nocebo. Stiamo inducendo la persona a credere che non c'è una soluzione, che non ci sono speranze, che non c'è niente da fare e quindi starà male e quindi le cose andranno solo peggiorando. Automaticamente, una volta che questo pensiero si radica nel nostro paziente, le cose andranno peggio, le cose possono andare solo che peggio. E la prima terapia è proprio eradicare questo pensiero, questa convinzione che non c'è niente da fare, perché altrimenti finiremo come i giapponesi e i cinesi che muoiono più frequentemente il giorno 4, il 14 o il 24. E tu da italiano capisci che questa cosa non ha tanto senso, non è tanto giusta, non è tanto normale. Ma tu da italiano lo capisci, ma se fossi un cinese o un giapponese con la loro cultura, anche tu probabilmente moriresti o staresti più male in quei giorni, perché da tutta la vita ti hanno insegnato che quei giorni portano sfortuna. Comprendendo queste cose possiamo capire come certe parole negative di alcuni medici o di alcuni operatori sanitari o anche semplicemente di alcuni amici o parenti possono influenzare negativamente la nostra patologia, possono influenzare aumentando enormemente il nostro dolore. Nel quinto studio invece, la quinta bugia riguarda se i farmaci siano o no utili e quanto siano utili nel curare la depressione. Depressione e ansia, come gli attacchi di panico, che specialmente negli ultimi 2 anni con la pandemia sono aumentati enormemente anche in Italia. E spesso la scelta è proprio quella di dare un farmaco, di consigliare un farmaco. Ebbene, in questo studio, che poi è una meta-analisi, quindi un'analisi di moltissimi altri studi con un campione di persone enorme, quindi dati molto grandi e molto importanti, si evince che il farmaco ha un effetto benefico sulla persona solo del 20% rispetto all'effetto placebo. Ciò significa che l'80% del beneficio che tu hai prendendo un farmaco antidepressivo è un effetto placebo, non è dovuto al farmaco di per sé, ma è semplicemente placebo. E questa cosa non mi sorprende, perché da una parte è vero che ci sono dei propri cambiamenti fisici e cerebrali collegati alla depressione, che la rendono una vera e propria patologia. Dall'altra però è vero che moltissimi casi di depressione hanno anche una componente psicologica, una componente in cui è la persona stessa che magari si demoralizza troppo o ha pensieri sempre negativi. Quando gli diamo la farmaco, quando gli diamo la pillolina e modifichiamo questi pensieri negativi e lo convinciamo che starà meglio, che questo farmaco lo potrà aiutare, allora non è tanto il principio attivo del farmaco ad essere utile, ma è proprio l'influenza, l'effetto placebo, il fattore contestuale che gli dà dei benefici. E questo sesto studio apre le porte al settimo e ultimo studio che dà altri chiarimenti riguardo la situazione di depressione, riguardo i cambiamenti cerebrali che possono portare a alcuni stati mentali. Lo dicevo prima, la depressione non è semplicemente «Ah, ma sei giù di morale, ah, ma sei svogliato, ah, ma non hai niente». No, signore, ci sono proprio dei cambiamenti a livello cerebrale
c'è un restringimento di alcune aree, c'è un ampliamento di altre aree, c'è una vera modifica dei neurotrasmettitori che sono ridotti e quindi ti fanno sentire sempre giù. Ne abbiamo parlato anche in altri video di come l'alimentazione e l'esercizio possono influenzare anche la produzione di neurotrasmettitori come la serotonina. E se vuoi approfondire, clicca qui in alto, perché in quel video ti parlo di come puoi fare per promuovere la serotonina e uscire dalla depressione. In questo studio però cosa sappiamo? Cosa fanno i ricercatori molto interessante? Prendono delle persone, gli fanno fare una risonanza magnetica e un elettroencefalogramma prima e dopo il trattamento dell'effetto con effetto placebo e vedono che c'è un vero e proprio cambiamento a livello di risonanza, a livello cerebrale, a livello di encefalogramma dopo che la persona ha ricevuto il placebo. Quindi anche il placebo ha una modifica a livello cerebrale, anche il placebo e i fattori contestuali modificano fisicamente il nostro cervello promuovendo o inibendo alcuni tipi di recettori, alcuni tipi di neurotrasmettitori. Per questo motivo smettiamola di dire che il placebo è tutta un'invenzione, che il placebo è tutto nella mia testa. No, il placebo è una cosa reale, i fattori contestuali sono importanti e portano dei cambiamenti fisici reali sulla persona. E effettivamente questa cosa l'abbiamo vista anche in un altro video, te lo ricordi? In cui ti spiegavo come ciò che pensi influenza anche la tua biologia. Le tue cellule ascoltano ciò che pensi. Perché in effetti i tuoi pensieri, negativi o positivi, possono indurre, anzi inducono dei cambiamenti a livello di neurotrasmettitori, a livello di produzione di ormoni, a livello di cambiamenti fisici, pressione alta, pressione bassa, tensione o non tensione, contrazione muscolare oppure no. Vai a vederti quel video se vuoi approfondire, clicca qui in alto e lo troverai. Ciò che pensi influenza le tue cellule e infatti anche l'effetto placebo e i fattori contestuali possono modificare il tuo encefalogramma, possono modificare la fisiologia e la morfologia del tuo cervello. Andiamo adesso insieme alle conclusioni di tutti questi esperimenti, di tutti questi insegnamenti che i ricercatori ci hanno dato negli ultimi anni. Sono tante le cose che ho imparato leggendo libri sull'effetto placebo e dell'effetto nocebo. E ringrazio un'altra volta il professor Benedetti per aver fatto tutto questo lavoro di ricerca. Oggi mi sento di dire con certezza che se tu soffri di un problema cronico, se hai dei dolori lancinanti che non passano mai, se hai un problema di acufene, di reflusso gastroesofageo, di dolore al nervo pudendo, molto probabilmente ci sono stati dei fattori contestuali negativi, un effetto nocebo, che ti ha portato a credere che è un problema cronico, che non si potrà mai curare, che non c'è niente da fare e te lo devi tenere. Magari il medico è stato superficiale, non ti ha spiegato bene quello che pensava, ha avuto un atteggiamento che non ti ha trasmesso fiducia. Tutte queste cose non le ha fatte con negatività, per cattiveria, le ha fatto semplicemente perché non conosce queste dinamiche, perché lui stesso è stato autoingannato. E l'abbiamo visto bene con il secondo articolo di cui facevo riferimento in questo video. Anche l'aspettativa del medico ha un'influenza sui tuoi risultati. E se il medico è convinto per sue conoscenze che l'acufene non si cura, la sua aspettativa ti porterà a te a sentire sempre l'acufene. E se il medico è convinto che col mal di schiena non c'è niente da fare, quel problema di dolore al mal di schiena ti porterà a te a sviluppare fibromialgia e tanti altri disturbi cronici. La letteratura sull'effetto nocebo è andata ancora più in profondità, andando ad analizzare anche le morti voodoo. Tu pensa di cosa stiamo parlando. Sono andati in Africa i ricercatori per vedere se effettivamente certi sciamani potessero indurre le persone a morire. Arriviamo al punto non solo di ammalarsi, stare male, avere un dolore cronico, ma addirittura di morire. Ebbene, sono stati descritti dei casi a livello scientifico in cui effettivamente uno sciamano può indurre una persona a morire. Non tanto perché modifica il suo corpo, le sue cellule, ma perché crea un fattore contestuale negativo, un effetto nocebo, che indurrà la persona a sentirsi male, a convincersi che ormai gli hanno fatto il malocchio e quindi è disperato, è destinato a morire, ed effettivamente la morte avverrà. Da una parte queste situazioni sono terribili, sono potenti e ci fanno effettivamente riflettere su quanto la mente sia potente,
Dall'altra possiamo usare questa stessa forza per cambiare il nostro destino, per agire positivamente, per creare quelle condizioni efficaci e utili per uscire dalla patologia. Ma il passaggio principale non è da fare attraverso i farmaci, attraverso un intervento chirurgico o attraverso una terapia passiva. Il passaggio principale è di conoscenza della propria competenza, della conoscenza dei propri poteri che sono dentro di noi, che sono dentro ognuno di noi. Un buon medico, un buon terapista deve fare emergere queste tue forze, deve fare emergere questa tua competenza, deve fare emergere questa tua voglia di stare bene, perché solo in questo modo potrai effettivamente curarti dalle tue problematiche croniche. Se ti interessa avere una consulenza personalizzata, se vuoi conoscere dei professionisti che possono aiutarti effettivamente a mettere in moto tutti questi meccanismi positivi, contattaci, cerca sul nostro sito www.almafisio.com o mandaci un'email, perché da anni curiamo le persone con dolore cronico, da anni conosciamo questi meccanismi di effetto nocebo e placebo e sappiamo come gestire certe situazioni e sappiamo come poterti aiutare. Io sono convinto che questo video ti possa essere stato utile, spero che queste cose ti abbiano fatto riflettere o ti faranno riflettere nei prossimi giorni. Se hai dei dubbi, se hai dell'incertezza, commenta pure qui sotto. Cercherò di rispondere a tutti, cercherò di rispondere ai tuoi dubbi. Prima di andare via però, metti un pollice in su, iscriviti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao e grazie.